vittoria meritata, credo, della Ternana. Buona circolazione di palla, buon gioco da parte della formazione rossoverde, pochi pericoli e rischi corsi da una squadra attenta. Beh, sinceramente sì, abbiamo tenuto bene il campo, forse ci aspettavamo che noi oggi potevamo fare una buona gara. Della sensazione ci abbiamo avuto in questi giorni che siamo stati qua, nonostante magari ieri abbiano avuto dei problemi Cavazzi ed Eramo, eravamo convinti di poter fare una buona prestazione. Poi è chiaro, magari se viene il risultato e prendi 3 punti, questo fa morale e ci aiuta magari a fare bene per il prosieguo. Che ti è piaciuto di più della squadra? Ma la tranquillità, non hanno sinceramente mai lasciato niente al Crotone, quindi pochi spazi, stenuto il campo molto bene, abbiamo affondato quando si doveva fare, abbiamo concluso e poi siamo stati bravi e fortunati sulla punizione a concludere il primo tempo e il secondo tempo. Direi che la Ternana ha fatto una grossa partita. Sei Vittorio, non possiamo non approfittare della tua presenza per chiederti novità. Vuol dire, sabato sei andato, domenica e lunedì sono 2 giorni importantissimi, pieno di lavoro. I tuoi programmi in questi 2 giorni? Beh sì, i programmi sono aperti, quindi dobbiamo mettere dentro qualche elemento, 1 o 2 giocatori per in quei posti che ci mancano, e quindi dobbiamo essere attenti perché siamo su qualche giocatore che fino ad oggi non è stato ancora concluso. Su Zagara vediamo se ci sono novità, se riusciamo a chiuderlo, se no andremo su altri elementi. Senti, per il difensore si parla di Sampierisi? Sì, è un giocatore per me molto importante, se si riesce a prendere, se no abbiamo l'alternativa. Meccariello rimane o va alla Spezia? Ma credo, a questo punto non credo che si possa muovere, perché fare certi trasferimenti ci vuole tempo e chiaramente non è un trasferimento veloce. Quindi è un giocatore importante, noi ci teniamo a lui, abbiamo investito su di lui, è un giocatore forte e quindi non dobbiamo fare poi operazione all'ultimo momento. Chiaramente oggi siamo in piena fase di mercato, poi ci sta sempre il ragazzo che decide. Senti, si è parlato tanto di Bellomo, ma ci proverai oppure è stata, voglio dire, una notizia di mercato per sviare altre trattative? No. Beh, è un giocatore importante, in questa categoria può fare la differenza, ma non lo dico io, quindi lo dicono i numeri, il campo. È un giocatore che in B è un giocatore importante, grande personalità, potrebbe essere un elemento. Buon lavoro, quando vai a Milano? Domattina. Buon lavoro, grazie. Buon viaggio. Grazie a Vittorio Pozzella.